Sono stato invitato per leggere l'Odissea, che è una cosa impegnativa. C'erano ragazzi del liceo, è stato molto intenso l'incontro, molto. Ho un rapporto speciale con l'Odissea. Io sono uno dei primi lettori, mi è successo così per caso, come quasi tutto nella vita. Moltissimi anni fa, delle amiche che insegnano in una scuola elementare a Milano mi hanno detto: ma Ferruccio, vieni a leggere dei libri da noi. Certo, è il mio mestiere. No, non i libri quelli per bambini, quelli li leggiamo noi. Vieni a leggere l'Odissea. Voi siete pazzi, ho risposto. Sono andato a casa e ho ritrovato una vecchia edizione in poesia di Cetrangolo, un'edizione vera, però con una traduzione semplice, potente. E allora era uscito un bellissimo libro per bambini intitolato La storia di Ulisse Argo, scritto da Milani, forse uno dei più grandi scrittori per ragazzi ci sia mai stato. E sono andato da questi bambini e leggevo 20 minuti del libro e 20 minuti dell'Odissea. Quando ho visto una bambina piangere, commossa all'incontro tra Penelope e Ulisse, ho capito che funzionava. E da allora non ho più smesso di leggerlo. E non è un caso, secondo me, che viene chiamata la madre di tutte le storie. Tutte le volte che la leggo immagino che c'era un signore che si presentava in un paese, si accompagnava con uno strumento e raccontava questa storia potente, uguale a tutti, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, ai vecchi. E ognuno prendeva quello che poteva, secondo dell'età, della sensibilità. E funziona così, è proprio così. Un saluto alla festa del libro di Anne. Speriamo di vederci ancora. Ciao a tutti. Ciao.